tutte, ciao, come direbbe Sofia, oggi sono in una felice compagnia. Saluta almeno! Oggi siamo qui per girare un video, se ricompare la figura, che no, ci ha... Allora, la mia fidanzata... Che è successo? Guarda, Nive, non prendete spunto. Assolutamente. Sta filmando. Sta filmando, bene. Questo è un bellissimo backstage. È iniziato. Così, cosa? Ah, ciao. Cazzo volete? Hello, ciao a tutti. Madonna mia. Non ce la farò. Allora, noi tenteremo inconsciamente, guai a te se ridi, ti ammazzo, ti butto fuori dal balcone, di fare il video che ha proposto Cristiano, cioè pescheremo una parola da queste meravigliosissime palline, vedete le palline? Sì. E tenteremo di dire una cosa che si collega a queste parole molto semplici che abbiamo detto. Il video si chiama come cosa ti viene in mente se, quindi adesso le parole sono 15 e noi tenteremo di dare una spiegazione più razionale, semplice e non sconcia alle parole che uscire. Quindi adesso pesca una parola. Aprila. Vediamo. Tra mille anni. Sole. Sole. Prego, esponga la sua teoria sul sole. Non sei un fisico. Meraviglia. Cosa ti ricorda il sole? Il sole mi ricorda tutto quello che non c'è quando vengo a Lecce a trovare la mia fidanzata. Che culo. Dai, oggi l'ha trovato il sole. Sì, e ora se n'è andato, tra virgolette. A me il sole ricorda le belle giornate, la primavera, i fiorellini. Ok, basta. È l'allergia al polline. Io non sono allergica al polline. Ok, adesso pesco io. Un'altra parola. Che momento di sospance. Amore, oh, guardate, aspetta, ve lo faccio vedere. Amore. Prima la parola era sole. Comunque è uscita al contrario. Grazie, sai, è uno specchio. Mamma Gesù. Va bene, parla di questa parola. E beh, ci sarebbe tanto da dire, però... 3 anni, 2 giorni di video solo per questa parola. In una parola. Oh, lei... che carino. Lui, diciamo una cosa molto più easy. Comunque sì, siamo molto fighi. A parte. Dai, pesca. Momento di... Comunque se me lo chiedete, sulla maglia c'ho scritto keep calm and live with joy. Affitto di casa. Fuoco! Che ti ricorda il fuoco? A me l'inverno, il caminetto, anche il forno della pizzeria che ci abbiamo. A me è una cosa molto più semplice, quando cucina lì. Con rischio di incendio alla casa. Quello sei tu che col ferro tastino. Non è vero, non è vero. Ricordate Hiroshima? Più o meno la stessa cosa. No, tocca a me. Il fungo atomico. Cazzo. Acqua. Quella che hanno tirato, che non gli hanno dato per circa un giorno a casa a Lecce. Ma io non c'ero. Ah, è vero. Però un giorno gli hanno tolto l'acqua. E il capocondomino di casa sua ha pensato bene di non ascoltarle. Hanno suonato le mie coinquiline e non li hanno aperto. Comunque no, a me l'acqua ricorda la freschezza e soprattutto l'acqua che si beve, copriamo la marca, se no... Questa l'abbiamo pagata, l'ho pagata. Vabbè, questa, cioè, mi ricorda la freschezza. Ok? Ok. Ok. Oh. Aria! Della serie stiamo pescando gli elementi. Aria. Aria, a me ricorda l'aria che manca in questa stanza perché hanno acceso i termosifoni a 7000 gradi Fahrenheit. Solo alle 17:26. Buon giovedì, in ritardo, però ve lo dico lo stesso. In anticipo. Ma no, in ritardo. Ma non ho detto io che vuol dire aria per me. Allora, aria per me vuol dire il vento, quello fastidioso che c'è a Lecce, perché a Lecce c'è sempre vento, io me ne volo. Ogni volta che parlo al telefono, tutti quei... Ma c'è vento a Lecce? No! Ma me ne volo, però non c'è vento a Lecce. Vabbè, apri questa che era la tua. Vediamo. Oh! E questo è uno scontrino. No, libri. Libri. Vedete, libri. Ok. Parla. Allora, a me ricorda tutti i libri che ho regalato alla mia cara fidanzata. Avrò fatto un mutuo solamente di libri, infatti lo finirò di pagare nel 2074, che è ancora vicino, c'ho solo poche rate che mi rimangono. A te cosa ricorda, amore? I libri. Mi ricorda il libro delle Cronache di Narnia. Che gli ha regalato, tra virgolette, una certa persona, quando ancora non stavano insieme. No, mi ricorda il libro... Allora, io collego la parola libri al libro delle Cronache di Narnia perché c'era lui.
E poi mi ricorda Hunger Games, perché io ho ricominciato a leggere nel tipo ottobre leggendo Hunger Games, quindi mi ricorda Hunger Games. Anche se a me piacciono tanti altri libri, tipo adesso sto leggendo Noi siamo infinito. E chissà chi gliel'ha regalato. Che ha dentro un segnalibro bellissimo, bellissimo. Che gliel'ho regalato sempre io. Copriamoci gli occhi. Una bugia. Sono a pagina 100. È un po' sconcio come libro. Non è sconcio, perché chi l'ha letto lo sa che non è sconcio. Devo solo arrivare a pagina 261. Sto a pagina 100. No, sto a pagina 10. Sto a pagina 100. Ok, andiamo avanti. Ho pescato già io. Dov'è? Luna! Allora, se io dico Luna mi ricordo Sailor Moon. Perché? Luna, Sailor Moon. No, a me Luna... No, che mi ricorda Luna? A me lo chiedi, che ne so io. Boh, non mi viene in mente niente, però va bene. Che ne so, la sera, che cacchio ne so io. No, non mi viene in mente niente, assolutamente. Niente. No. Neanche il formaggio, la luna di formaggio. Va bene, questa lo oscuriamo nel video perché è meglio non far uscire questa cosa. Ma fa niente, fa niente. Sport! Prego, tu, dilungati quanto vuoi. Beh, lo sport è bello. Preferito mio, ovviamente, essendo maschio, essendo anche scontatissimo, il calcio. Viva il calcio, viva il Milan, anche se facciamo letteralmente schifo quest'anno, ma fa niente. Ovviamente, lei è della squadra. Se tu sei di una squadra, la fidanzata deve essere della squadra esattamente opposta. E ti sta sulle palle. Cioè, non dire così. No, palle era un modo molto gentile per dire che ti sta un po' antipatico. La Juventus, giusto? Sì. Comunque no, a me lo sport ricorda il pattinaggio e la pallacanestro, che li ho fatti entrambi, perché io facevo pattinaggio in linea quando ero piccola. E mi ricorda anche ginnastica artistica, sì, quando facevo l'asilo, la ginnastica artistica, perché io mi flippo davanti alla televisione a guardare ginnastica. What's the English for flippo? How do you translate flippo? Questa anche capozzate da solo, fa tutto da solo. Mare, dove la porterò io quest'estate praticamente? Sai, andremo come l'estate si va a mare. Andremo ai Caraibi, in un'isola bellissima, con i soldi suoi però. I soldi per pagarmi le rate del fuoricorso devo pagare. No, a me il mare ricorda la villa. I giorni che passo io l'estate con i miei zii fuori al mare mi ricorda l'estate. Magari non ci va. TV! Le serie di Ossi che si vede dalla mattina alla sera. Ci sono 12 ore di Ossi, un'ora di studio e un'ora con me. Quindi questa è la giornata io della mia ragazza. Sì, siamo in simbiosi. Prima o poi mi comprerò la maglia con la scritta Keep Calm and Watch OC Forever. A me la TV ricorda sia OC, sia le serie TV, ma anche la colazione la mattina dove nessuno deve parlare, perché altrimenti io mi nervosisco. E poi mi ricorda la sera quando la tengo come sottofondo mentre leggo. Animale. Ah, sport a me ricorda gli addominali che faccio tutti i giorni. Comunque, animali. Sono ritardato. Vai. Animali? Allora, dovete sapere che tra gli animali preferiti della mia ragazza... Di questa obesa con la faccia a palla. Della mia ragazza non c'è un pastore tedesco, non c'è un alano, non c'è un Doberman o un cane di classe. C'è un ciocio. Poi verrà messo anche nel video il collegamento ciocio. No, okay, la moglie lo faccio vedere io. Il ciocio è praticamente un essere non ben definito, pieno di pelo. È un cane non ben definito, pieno di pelo. Quindi a lei piace e dovrei tenermelo in casa, che come scendiletto va benissimo. Questo è un ciocio. È stupendo, è bellissimo. Peccato che può fare solo da cuscino. Non serve. E infatti li ricordano, vabbè, sia i pesci nell'acqua quando vado sott'acqua. I pesci nell'acqua, ci manca che li metti nella stalla. Comunque. No, vabbè. Sì. Ah, Stella! Stellina, la notte si avvicina. Me parla. Stella mi ricorda un solo film. Che è Colpa delle Stelle. Oh, a me Stella mi ricorda la Winx. Adesso mi fa parlare. Vai. Allora, Colpa delle Stelle. Dovete sapere che lei ha qualsiasi cosa di Colpa delle Stelle. The Fault in Our Stars. La nostra relazione è iniziata grazie a quel film. È vero. Me l'ha fatto vedere, me ne ha parlato almeno 15 giorni su 20. E gli altri 5 giorni mi faceva vedere i gadget. E le ho regalato... Sì, benissimo.
Allora, le ho regalato qualsiasi... vabbè, allora fammi parlare. Allora, le ho regalato qualsiasi tipo di gadget associato a quel film. E niente, così ci siamo piano piano conosciuti benissimo, vedete? Quello è un bracciale che le ho regalato. Costa... è quello che si trova nella versione Blu-ray del DVD di Colpa delle Stelle. Costa più il bracciale che il Blu-ray. Che il del Blu-ray. Allora, l'ho detto prima, mi ricorda la Winx Stella... E poi mi ricorda sì Colpa delle Stelle, ma mi ricorda anche la... cioè mi ricorda sia le stelle marine, che stanno appese nella sua villa che le ha raccolte lui. Ha espropriato uno scoglio, mezza barriera corallina per togliere una stella marina. E poi mi ricorda la sera. Se siete della guardia costiera, ricorda un non sacco guardate di, questo video. Mi ricorda un sacco di canzoni. Tipo All of the Stars, che è quella là che c'ho io sulla cover, con lo scotch del telefono. Compra iPhone. Mettila! E poi, sì, questo è l'iPhone che avete visto nel video. E poi mi ricorda, vabbè, tutte la colonna sonora di Colpa delle Stelle. Mi ricorda la mamma, perché si chiama Fiorella, la mia mammina. A me ricorda i tulipani che ho regalato ad una certa persona. Ben, ah no, ben niente. Quando non stavamo ancora insieme, soprattutto. Terra. Il pianeta. Mi ricorda certo. Il pianeta Terra. Mi ricorda, sì, ricorda il pianeta Terra e mi ricorda anche, tra virgolette, i libri che mi ha regalato sull'origine dell'universo di Stephen Hawking. Vedetevi La teoria del tutto, perché è stupendo. Stupendissimo. Bellissimo. E infatti, prima o poi ti regalerò il DVD. Montagna! La montagna mi ricorda la neve! Io amo l'inverno, la neve! Io amo l'inverno, amo la neve, amo la montagna, amo il salire, amo gli chalet, tanta neve. Non sono Heidi. Comunque amo le montagne. A me ricorda tutte le vacanze che ho fatto in montagna con i miei genitori. Che mi devi dare l'inquadratura? Ciao mamma, ciao papà. E tutte, almeno per 15 anni della mia vita, sono andato in montagna a sciare. Con i pattini, slittini. Con i pattini sulla neve? No, i piatti. I pattini nella pista di pattinaggio, con lo slittino ho sfondato una recinzione. Insieme ad un amico mio, ma fa niente, sono ancora integro, ho fatto solo 12 giorni di ospedale, poi sono uscito, no, in reparto rianimazione, però va bene. Bene ragazzi, questo video è esilarantissimissimo, spero vi faccia ridere un po'. È finito, noi ci vediamo martedì prossimo al prossimo video. Tanti saluti da me e da questo buffone di corte. Comprate e smettila, ma volava il telefono. Ci vediamo al prossimo video, tanti baci, tante cose. Peace and love. Forever and ever. E ci vediamo al prossimo video. Comprate Apple, ciao. Ciao.